situazione che non si è mai del tutto spacciati, però si vuole la grande mistificazione. Se l'unica idea che rimane è esercitare potere, l'inferno è questo. Questo qui è la grande finzione, la mistificazione. Non è mica il demonio che vince, ma il trionfo dell'io, la menzogna dell'io, senza più le persone. Soddisfazioni, concedendo a lusinghe, tipo grandi occasioni, e ho dato fuoco ad ogni mia abitazione, senza nemmeno usare un falso nome. E nell'amore ho visto forme d'infinito, ma come che io abbia fatto del bene, ma distrattamente, quasi come una svista, però si vuole la grande mistificazione. Se l'unica idea che rimane è esercitare potere, l'inferno è questo, è grande illusione, una mistificazione. Non è mica il demonio che vince, ma il trionfo dell'io, la vergogna dell'io, senza più le persone. Dalla parte del torto, perché ogni altro posto era occupato. Di Gaber Chic Luporini, L'elastico. Sopra al letto, non so bene da che parte cominciare. La stanza era in silenzio, si è sentito un click di un registratore. Perché io sono qui, che son venuto a fare? Mi spiace, non ne sento più il bisogno. Non so che cosa dire, cosa posso raccontare, una storia o forse un sogno. Me, dentro di me, dentro di me. Tirava la mia mente che trascinava il mio corpo nudo, eravamo in due tra me e me, un elastico
che a fatica mi seguiva e chiedeva di andare piano, sì, ma la mente continuava, la mia mente che trascinava il mio corpo nudo, eravamo in due tra me. Senso di paura, vedere il filo teso, già vicino alla rottura, non tiene più l'elastico, non tiene più l'elastico, di colpo fuori e dentro, lo schianto, un bambino si è spezzato, non spingetemi, fate male. Non posso uscire, c'è troppo buio e voi mi schiacciate contro il muro. Lui camminava senza filo, ho paura di morire, aveva visto un sole nero. Non mi possono toccare, son chiuso dentro a una bottiglia, son chiuso dentro, non posso uscire, c'è troppo spazio fra me e me. Mi sento fuori di me, la mia testa è fuori di me, il mio corpo fuori di me. La mia mente galleggiava in una strana dimensione e mi ricordo con paura di una lucida visione, il mio corpo così lontano, come fosse morto, era abbandonato, non c'era più l'elastico.